uccido, siamo più levi dalle mani. Quando la gente non si arrabbia. Vediamo cosa fa Martina. Possiamo dire quello non templato? Procedi, è già pronta, devi solo tenere questo. Sta già registrando. Sono incapace di registrare, montonaccio. Allora, ma che bravo ragazzo, guarda. Dov'è lo zoom su sto aggeggio? Non serve lo zoom, devi... Ti puoi avvicinare, ma... Ma sì, ma del tipo se voglio... Non posso pucciare dentro così nell'olio. Non posso soffriggere la telecamera. Ma devi pucciare nell'olio. Aspetta, prima soffriggiamo la radio. Ma anche no. Ecco, ora possiamo. Sono una persona precisa, no? Ma quando mai? Ma che muda prova? Certamente. Sempre e comunque. Bene. Quanti chili di pasta facciamo? Dipende da quanta fame. 250 grammi, dai ragazzi. A testa? No, a testa. Sai che sta registrando anche l'audio, non dire. Sì, lo so. Sai che finirà su YouTube questa cosa? Sì. Bene, bene, bene. Tanto sono io quello dietro. Buone mani, attenzione. Tanto io non sono riconoscibile, sono io quello dietro la telecamera. Ma tanto lo scrivo il tuo nome, sai? No, non è vero. Sughetto. Fa vedere il sughetto onto. Buono. Peccato che la telecamera non registra gli odori, perché l'odore di soffritto è veramente buono. Ma c'è ancora soffritto? Ma c'è già un odore buono. È subito questo odore fantastico. Sì. È olio commerciale questo, quindi sta con tanta di quell'acqua. Ah sì, ma sai che ho fatto la prova con il sodio solfato? Sì. Sull'olio carapelle mi pare che tecnicamente dovrebbe essere. Non è detto. Basta, spingi. L'altro giorno. No, vabbè, tanto finiamo tutto. Quanti mega giga di RAM? Guarda, puoi registrare ancora 3 ore e 15 minuti. La mosca. Bene, 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 gente. Ma pare a me ho estorto il... So fare il soffritto. Sì, sì, ma è bello metterti ansia. Un toffritto. Buono. Ok. Luca, ha qualche dichiarazione da fare alla telecamera? Oltre alla faccia da pirla. È bellissima questa faccia, dai. No, quella è una faccia da pirla, se permetti. Abbiamo fatto appunto. Eh? Abbiamo fatto appunto. No. Tre etti, dai, tre etti. Potevamo perfetto. Anche farla tutta. Ma non mangeremo mai mezzo chilo di pasta. I tre. Finché ce ne se gagna. Ho capito, per pronto c'è. Alle due dobbiamo essere lì. Perché prendiamo sonno in lavoratorio. Esatto. Bene. Dopo ti fa, esatto. No, te non riesci a prendere sonno, al massimo ti cazzi. No, togli l'aglio. Ah no, dai, lascia dentro l'aglio che dà un buon sapore.
assistiamo alla giunta di... Sta venendo fame. Perché è più divertente. Tutto è più divertente. Ma pensa quando avremo 50 anni saremo in punto di morte perché siamo chimici, 50 anni è il punto, no? E rivedremo questo bel filmato, no? Guarda come eravamo. Ecco dai, riprendiamo la stronzata. Ma che nudo prova. Io solo. Ok, allora, lui che rompe di coglione. Dai, allontanati. No, no, vediamo mentre si scotta scolando la palla. Perché è divertente? Sì. Perché la tieni inclinata? Perché così è più divertente. Ah, è più così artistico. Vede più sparso sto video. Fate un video marcio. Sì, certo, non dobbiamo fare un video molto serio. No, un persone buffone. Tu sei un buffone. Minchia. Professionale quella cosa. Non c'è una cosa. Presina speciale. Ce l'avevo anch'io a casa con una roba già. Mi sono a casa su figlio. Oggi. Ecco la pasta scolata. Bene, adesso la versiamo nel sughetto. Chiudiamo il coperchio e ce la portiamo e ce ne andiamo via. Andiamo fuori dai coglioni. Sì, questa la lavorerò con il tuo. Mi raccomando, innaffia bene l'acqua con l'acqua fredda. La pasta con l'acqua fredda. Facile criticare quando non si fa. Sì. Ci sta poi? Sì, credo proprio di sì. Sì. Ora assistiamo allo sversamento della pasta nel sughetto. Sughetto ludo. Ma non è un sughetto ludo quello, manca di onteria. Mescoliamo, dai. Ora lo sappiamo. Però ti scutterai. No! Perché vediamo Luca. Ah, perché se la chiama lì, maledizione, mi hai fregato. Va bene. Userò le pinze di carta. Vedi, questo uomo in simbiosi con questo maschio. No, non è che lui va in doccia con le batterie del pesmeno. Ovviamente anche mentre cucina non si separa dal marsupietto rosso. Cosa? Che ovviamente anche mentre cucina non si separa da quel cavolo di marsupietto. No, perché me lo dimentico, ci ho visto. Tra un po' ti si formerà l'incavo proprio per tenere la cinghia del marsupietto. Esatto. Funziona però. Hai aperto un attimo il coperchio e è uscito fuori subito l'odore. Di che cosa? Mamma mia, cosa vuoi che ci sia in una pergola? Un gatto? Oh. Se sei a Vicenza c'è un gatto. Oh. Bene. Bene, Michele, adesso dobbiamo aspettare quel babbero di Michele che ha i piatti. Non posso. Hai 3 secondi prima della legnata. 1, 2...